chi paga deve sapere che dopo aver pagato avrà sì la protezione in un primo tempo, ma poi gli si chiederà sempre di più e rimarrà espropriato non soltanto la propria impresa, ma anche di se stesso. Nel 2006 ho deciso di prendere le redini dell'attività storica di famiglia e decisi di ampliare la pasticceria. Alle 7 al mattino apro la sala cinesca, alle 11 del mattino si presentano due ragazzi quali mi portano fuori alla mia attività dicendo se avevo le autorizzazioni per poter aprire la mia attività. Al che io risposi sì, ho impiegato un anno effettivamente per richiedere l'autorizzazione, adesso ho tutto. Dice no, non ci siamo capiti, le autorizzazioni nostre, quelle rionali. Ma non pensavo che ci fossero delle autorizzazioni diverse da quelle comunali. Dice sì, quelle nostre rionali. E quindi dice ormai il danno l'hai fatto, dice di aprire, è aperto, dice comunque, dice ci faremo vivi adesso noi. Non passarono poche ore che queste persone mi hanno raggiunto a casa e hanno bussato a casa e mi hanno detto scendi che ti dobbiamo parlare. Quando dovevo acquistare la materia prima o il caffè o la farina o lo zucchero dovevo bypassare prima loro e chiedere se loro avevano fornitori di fiducia. Iniziai a appoggiarmi ai loro fornitori. Loro vennero e mi dissero che non bastava più questo, ma occorrevano 2.500 euro a Natale e 2.500 euro a Pasqua alle famiglie dei carcerati per mantenere le spese legali. Ero sola, ho dovuto pagare e non ero più fiera di me. Ai tempi uscì Alessandro D'Ambrogio, una delle prime tappe che fece fu passare dalla mia pasticceria e ordinare torta e champagne per festeggiare. Non si accontentarono di questi soldi, ma poi mi imposero pure un impiegato, un parente loro, alle mie dipendenze. L'ultimo periodo uno di essi prese un bar a Ballarò, vendeva la mia merce a un prezzo inferiore rispetto a quello che vendevo io e andava dicendo ovviamente la merce della mia pasticceria. Poi, orbitando quotidianamente nella nostra attività, se capitava che mia moglie presi dal lavoro non salutavamo, loro dopo qualche giorno ritornavano e mi rimproveravano perché avevamo mancato di rispetto, perché io e mia moglie non avevamo salutato. Grazie all'estorsione il mafioso comincia a avere un rapporto con l'imprenditore. Infatti il mafioso dice io ho nelle mani l'imprenditore, è un'espressione importante perché sta a significare proprio che il mafioso sente di potergli far fare tutto quello che lui vuole. Aveva allora 14 operai, quindi un volume d'affare alto. Però in quel periodo avevo difficoltà economica, visto le esigenti richieste estorsive. Al che dovevo fare un esame particolare a mio padre e chiesi a queste persone se potevamo postdatare il pagamento perché avrei dovuto fare un esame particolare. Al che mi risposero, non è un problema nostro, se tuo padre sta morendo è un problema tuo. Al che ho detto basta. Subito dopo Pasqua erano le 19 di... mi ricordo che alle 19 di sera c'era ancora luce. Arrivarono i primi due e mi dissero, dice Marsicano esci fuori che dobbiamo parlare. Mi portarono alle spalle del locale, subito dopo ne arrivarono altri e cominciarono a dirmi, dice che cos'è questa storia, dice che tu dice vuoi soldi, dice non vuoi pagare più. Due mi tenevano e uno iniziò a schiaffeggiarmi e mi disse, dice questa è casa nostra. Tu qua non sei il proprietario, tu sei un ospite qua. Al che a momenti di sconforto presi le chiavi della pasticceria che avevo in tasca e dissi loro, qua ci sono le chiavi, domani mattina aprite voi. Dice, forse non hai capito. Dice, tu vieni a lavorare, noi oggi ce ne andiamo. Allora io stupidamente risposi, allora che fa, non c'è più bisogno che vi do soldi? Dice, se domani mattina vuoi trovare il locale a fuoco, sì. Se vuoi continuare a pagare, hai la nostra sicurezza che nessuno ti toccherà mai un capello, nessuno ti verrà a fare una rapina, nessuno ti darà fuoco mai al locale. Decidi tu cosa vuoi fare. Sarà sentito perduto. Avranno minacciato. Probabilmente l'hanno aggredito. E sicuramente l'hanno spaventato. Io ho 45 anni, ho vissuto in questo rione. Sapete quante persone sono passate da questa strada che guardavano la scena? E nessuno ha avuto il coraggio di prendere il telefono e chiamare le forze dell'ordine. Dopo che io ho fatto arrestare e ho denunciato tutti, dopo qualche mese sono presentati i primi due a dirmi che quello che avevo fatto me l'avrebbero fatto pagare, a lungo andare d'acqua me ne sarei andato. Poi fece arrestare pure questo. Nel rione non è venuto più nessuno a comprare dolci. Se non fosse per l'università o la società civile buona e onesta che adesso è a conoscenza del problema, io potevo chiudere la mia attività, me ne sarei potuto andare.
Atti intimidatori ne ho avuti a decine. Rapine, lettere intimidatorie di morte. Fino a settembre scorso è venuto un parente di uno di questi che ho fatto arrestare e mi ha minacciato di morte. Non sono i soldi quello che importa alla mafia in questo caso, ma è l'acquisizione del controllo del territorio. A mille occhi e mille orecchie in più sul territorio, la possibilità poi di alzare sempre più la posta. Io ho sbagliato in tante cose, forse ho dato troppe confidenze e ho avuto paura in queste persone perché non sapevo il ruolo reale delle forze dell'ordine qual è. Non conoscevo bene le istituzioni. Ci fu uno che mi fece una domanda: non ha pensato di andarsene? Io ho detto no, io da qua non me ne andrò, anzi ho detto che se c'è qualcuno vede di qualcosa di illegale o qualche atto criminoso può venire a rivolgersi a me, che lo accompagnerò in questura o nelle autorità competenti per fare giustizia. Io potrei essere chiunque, ma una cosa è certa: io non voglio i loro fornitori, io non voglio assumere chi dicono loro, io il pizzo non lo voglio pagare, perché questo cemento può diventare droga, perché questa arancia può diventare un'arma. Io potrei essere chiunque, ma una cosa è certa: io amo il mio lavoro e non sono il solo, perché non pagare il pizzo è una questione d'onore.